Ora si registrerà la conferenza. Bene, di nuovo buongiorno a tutti. Direi che possiamo iniziare. Quindi benvenuti in questo nuovo Jailbreak. Quest'oggi, come vedete dal titolo, parleremo di sistemi di riferimento in un sistema, in un rilievo GNSS. Scusate, diciamo, l'argomento forse un po' teorico rispetto. Oh, scusate. Vi chiederei di non condividere lo schermo perché altrimenti poi diventa complicato. Ok. Riuscite di nuovo a vedere il mio schermo? Spero di sì. Ok, perfetto. E quindi dicevo, scusate l'argomento un po' teorico, però effettivamente abbiamo pensato che porta è sicuramente un qualcosa che è bene conoscere, è bene padroneggiare, e perché? Perché può portare anche ad errori grossolani sia in fase di rilievo sia in fase di elaborazione dati. E poi perché comunque è un po' la base, possiamo considerare e dire che sia un po' la base di tutto. Nonostante, diciamo, lo stampo comunque prettamente teorico, abbiamo cercato di snellire il più possibile la trattazione e detta in questo modo, passiamo a vedere quali sono i punti che andremo a trattare. Dunque, innanzitutto cercheremo di capire i sistemi di riferimento a cosa sono e a cosa servono. Parleremo quindi di definizione e realizzazione sui sistemi di riferimento, quindi cercheremo di come dire, esplicitare questi due concetti che sono simili ma diversi fra di loro allo stesso tempo. Andremo avanti, quindi cercheremo di parlare di sistemi di riferimento a diverse scale e poi entriamo un po' più nello specifico dei rilievi GNSS e andremo a capire quali sono i sistemi di riferimento in ambito GNSS e da cosa vengono determinati a seconda delle varie tipologie di rilievo, quindi parleremo di posizionamento NRTK, che immagino voi tutti conosciate, per parlare poi del posizionamento single point anche del posizionamento classico PPK irrelativo sostanzialmente, ma anche se forse nelle slide non c'è un accenno particolare, potremmo fare un accenno al PPP, che forse è un po' meno conosciuto, ma avevamo trattato nello scorso jailbreak, non esattamente nello scorso in realtà, ma nello scorso jailbreak in ambito GNSS. Per finire parleremo poi di conversioni fra sistemi di riferimento. In questo jailbreak volutamente non parleremo di proiezioni cartografiche per il semplice motivo che il tempo a disposizione è piuttosto limitato. Se volessimo parlare anche di proiezioni cartografiche, chiaramente dovremmo allocare uno slot temporale sicuramente più importante di questo. E allora poi veramente la trattazione diventa molto teorica e diciamo immagino che cominciare una mattinata con una lezione o comunque una cosa del genere non sia il massimo per tutti. Quindi diciamo che nell'ottica di snellire il più possibile, no, abbiamo deciso di limitare questa trattazione. Poi sicuramente magari o in successivi jailbreak o in altre occasioni avremo modo di parlare anche di proiezioni cartografiche. Allora, a questo punto veniamo a capire, quindi entriamo nel vivo,
capire cosa sono e a cosa servono questi sistemi di riferimento. Allora, come si può vedere dall'immagine, partendo proprio terra a terra, quindi non cominciamo ancora a parlare di cartografia, di geomatica, proprio di definizione di un sistema di riferimento sullo spazio in questo caso, non sul piano, diciamo che servono, è un oggetto, è un qualcosa che serve per poter mettere in relazioni gli oggetti, ossia, cioè, diciamo, un insieme di regole che servono per risalire a una posizione di un punto nello spazio in maniera univoca. Questo è ovviamente importante. Ovviamente questo concetto è un concetto tipicamente geometrico ed è ovviamente geometrico e può essere riportato in determinati ambiti, ma ovviamente nella cartografia è fondamentale per localizzare correttamente un punto appartenente a un territorio. Quindi, ripeto, è un concetto sicuramente generale che però noi andiamo a poi a mettere a fittare in qualche modo nel nostro ambito che è la topografia o anche la cartografia sostanzialmente. Quindi andiamo sostanzialmente a entrare nel nostro caso specifico. E parliamo di un sistema di riferimento geografico. Quindi, sostanzialmente, questo possiamo dire che ce ne sono diversi, ma tendenzialmente si utilizza un sistema di riferimento ben definito e fisso, che è basato su l'asse di rotazione terrestre, il centro di massa sostanzialmente della Terra, dove si incrociano poi tutti i vari assi, meridiano di riferimento di Greenwich ed equatore. Ovviamente da qui si potrebbero andare a definire tutti gli angoli, azimut, zenit e poi sostanzialmente anche latitudine e longitudine, ma di nuovo per brevità sostanzialmente abbiamo voluto tagliare, no, questa parte per, immagino tra l'altro che possano essere questi riferimenti a tutti abbastanza noti. Quindi per la Terra, quindi tornando al discorso di specializzare sì, poi sarebbe la definizione del nostro sistema di riferimento, ma per diciamo particolareggiarlo sul caso della superficie terrestre, fa comodo utilizzare un sistema di riferimento che è legato alla forma della Terra per quanto riguarda poi le coordinate e al campo di gravità. Questa di nuovo è una caratteristica, sono due caratteristiche molto importanti e non vanno così tanto di pari passo sostanzialmente. E poi vedremo bene il perché e da qui scaturirà poi la dualità, quota ellissoidica e la quota geodetica invece, o geoidica. Quindi diciamo le coordinate, la planimetria deve essere, se vogliamo che sia legata quindi alla forma della Terra, ma vogliamo quindi che per la quota vi sia un qualche legame con il campo di gravità. Quindi diciamo forma della Terra, planimetria, campo di gravità, altimetria. Ovviamente tutto a seconda della superficie che viene presa, no, come riferimento. E allora parliamo bene, quali superfici dobbiamo prendere come riferimento? Cioè, viene quindi spontaneo chiedersi qual è la forma della Terra, perché noi tutti sappiamo che la Terra non. Di solito lo approssimiamo come un ellissoide, ma in realtà non c'è una formula matematica, scusate, un qualcosa che approssimi in maniera esatta, cioè in realtà è proprio già sbagliata la frase che dico, se pensate, perché approssimi non può essere
sicuramente in maniera esatta. Ma sostanzialmente noi possiamo avere delle formulazioni che vanno a approssimare la forma della Terra, ma come vi ripeto prima, come vi avevo detto prima, chiaramente noi vogliamo avere anche un legame con il campo di gravità. E questo legame col campo di gravità sostanzialmente per certi versi rompe parecchio le scatole. Questo perché? Perché, come sapete, la gravità non è un qualcosa costante su tutta la superficie della Terra, ma varia a seconda dell'altezza, varia in maniera anche, se vogliamo, irregolare. Tutta questa variazione e irregolarità del campo gravitazionale fa sì sostanzialmente che non esista una formulazione matematica che riesca a definire la Terra, scusate, con una formula matematica, diciamo, risolvibile. E allora viene fuori quello che vedete in questa figura, ossia il geoide. Il geoide viene definito come una superficie equipotenziale del campo di gravità che meglio approssima il livello medio del mare. Come vi dicevo prima, per questo motivo, per come è fatto proprio il campo di gravità, sostanzialmente non esiste una formulazione matematica risolvibile per questa superficie equipotenziale. Quindi, proprio per questo, da un punto di vista cartografico, il geoide non può essere utilizzato per la determinazione planimetrica di una porzione di terreno. Perché? Perché i dati sostanzialmente presi sul geoide non possono sostanzialmente essere riportati sul piano. Proprio sempre per questo discorso, per questa formulazione, cioè sostanzialmente questa figura che voi vedete del geoide, non essendo descrivibile matematicamente, è poi anche difficile riportare su un piano rispetto ad essa una qualsiasi quota presa su questa superficie. Per cui cosa succede? Succede che il geoide viene utilizzato solo in riferimento alle quote. Ed ecco perché sentiamo parlare di quota geodetica. Eccoci qui. Ho saltato invece la slide per quanto riguarda la parte planimetrica, ma posso raccontarvela a voce ovviamente. Diciamo che come avevo detto prima, per quanto riguarda la planimetria, invece noi utilizziamo una superficie matematica definita e risolvibile, che è un ellissoide di rotazione sostanzialmente, che meglio approssima la superficie della Terra. A differenza del geoide, questo tipo di ellissoide è matematicamente risolvibile, per cui noi qualsiasi punto preso su questo geoide riusciamo a riportarlo su un piano e quindi sostanzialmente possiamo utilizzare il nostro ellissoide per una determinazione planimetrica del punto. E allora a questo punto viene fuori subito la dualità delle quote. Perché? Che noi abbiamo detto che l'ellissoide, il geoide, non possiamo completamente escluderlo. Vogliamo utilizzarlo per le quote. Ma perché vogliamo utilizzarlo per le quote? Beh, perché se lui mantiene sostanzialmente un legame con il campo di gravità. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che perché uno potrebbe dire perché non possiamo utilizzare anche l'ellissoide per le quote? Beh, perché proprio il campo di gravità è quello che mantiene un significato fisico al punto, sostanzialmente. È quello che più verosimilmente si troverà esattamente sulla superficie della Terra. L'ellissoide, in quanto definito matematicamente e se vogliamo a tavolino, cioè privo sostanzialmente di osservazioni reali. Ecco, sì, non vi ho detto sostanzialmente che il geoide, questa forma qua, ora se riesco a tornare indietro di un paio di slide, vediamo se ci riesco. Eccola qua, esattamente. Questa forma qui non viene determinata a tavolino, con delle formule matematiche, ma viene sostanzialmente determinata da delle osservazioni vere del campo di gravità. Ora, di nuovo,
Si potrebbe fare veramente un jailbreak a parte sulla formazione del geoide, sono state fatte sulla formazione del geoide, sulla misura del campo di gravità, anche e utilizzando misure satellitari e osservazioni GNSS, ma ripeto, sono dei campi di ricerca molto approfonditi. Volevo solo focalizzarvi sul fatto che questo geoide appunto non deriva per forza da una formulazione matematica, ma da delle osservazioni reali, mentre l'ellissoide. No, viene stabilito sostanzialmente a tavolino. Il fatto di come viene determinato, quindi il geoide mantiene sostanzialmente un significato fisico ed è il motivo per cui noi vogliamo utilizzarlo per la determinazione della quota. Inoltre, l'ellissoide, approssimando la superficie della Terra a tavolino, molto spesso sbaglia di parecchio la quota rispetto a quella invece geoidica. Quindi, in buona sostanza, ellissoide ce lo teniamo per la planimetria, geoide ce lo teniamo per l'altimetria. Questo è un po' il concetto. Veniamo quindi adesso a cosa significano questi due concetti, ossia definizione contro realizzazione di un sistema di riferimento. La definizione di un sistema di riferimento è un insieme di regole e misure per fissare i gradi di libertà lasciati liberi dalle misure stesse. Non abbiamo parlato di gradi di libertà, effettivamente. Sono andato molto veloce, sto andando in maniera abbastanza veloce, sempre per cercare di restare nei tempi, ma effettivamente due parole sui gradi di libertà potevo anche dirle. Nel senso che per me è ovviamente ovvio, però magari appunto potrebbe essere sensato ripeterlo. Noi abbiamo detto inizio, quindi prima slide, forse seconda, che il sistema di riferimento serve per determinare in maniera univoca un punto nello spazio. Bene, quindi per fare questo, sostanzialmente, se non definiamo nulla, un punto, un qualsiasi cosa nello spazio è libero di muoversi a seconda dei gradi di libertà che ha. Appena noi andiamo a definire un sistema di riferimento, ora di nuovo possiamo provare a slegarci in qualche modo dalla cartografia, a pensare al caro sistema cartesiano, ad esempio, appena noi fissiamo sostanzialmente gli assi, noi andiamo in qualche maniera a bloccare i gradi di libertà lasciati liberi nello spazio. In qualche maniera lo spazio lo blocchiamo e lo fissiamo in un certo modo. Quindi bloccando questi gradi di libertà, sostanzialmente noi andiamo a fissare quello che è, cioè andiamo a fissare un sistema di riferimento e quindi sostanzialmente tutti i punti presenti in questo spazio riescono a essere definiti in maniera univoca rispetto a queste regole che abbiamo definito a tavolino. Definito a tavolino significa che non ce ne sono per forza una o e basta di maniere per definire questi sistemi di riferimento. Infatti, come immagino sappiate, esistono più sistemi di riferimento con definizioni diverse tra di loro. Quali sono validi? Beh, entrambe, tutte, nel senso non c'è un sistema di riferimento giusto e un sistema di riferimento sbagliato. Ci può essere un sistema di riferimento più adatto a specifici casi, ma tendenzialmente le definizioni, purché blocchi in maniera corretta i gradi di libertà, sono tutte valide. Parliamo quindi ora invece di realizzazione del sistema di riferimento. Realizzazione sostanzialmente è l'insieme delle operazioni di misura che materializzano, realizzano, concretizzano sostanzialmente il sistema di riferimento. Cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente parliamo di una realizzazione, possiamo immaginarla come i vertici di una rete di cui vengono determinate le coordinate riferite a una certa epoca e le variazioni nel tempo di queste in un determinato sistema di riferimento. Quindi noi sappiamo, ad esempio questo accade, lo vedremo dopo, per le reti di stazioni permanenti. Le reti di stazioni permanenti, ad esempio l'Italia, la RDN 2008, mi viene da citare, materializzano un sistema di riferimento. In particolare la RDN 2008 materializza le TRF 2000. Quindi, quando io vado a fare il mio rilievo, e ora poi è un concetto che ripeterò, e mi riferisco
sostanzialmente a, come faccio a inquadrarmi in quel sistema di riferimento? Devo avere sostanzialmente dei punti, quindi vertici di una rete, che mi diano le coordinate di quel sistema di riferimento che stanno materializzando e io a questo punto, riferendomi a loro, riesco a calcolare le mie coordinate in quel sistema di riferimento. Ovviamente, come vediamo, tutto si muove, quindi la Terra non è un corpo fermo. Si deve parlare, ad esempio, della dinamica della crosta terrestre che complica il tutto, ovviamente, perché giustamente cose semplici non riusciamo ad averne, a parte la battuta. Chiaramente, nella realizzazione del sistema di riferimento bisogna avere le coordinate nella maniera più precisa, possibile, chiaramente. Quindi non abbiamo solamente l'informazione sulle coordinate a una determinata epoca, ma abbiamo le informazioni sulle coordinate più le velocità con cui si sta spostando, ad esempio, la placca della superficie terrestre, o comunque più le velocità, in modo tale che noi possiamo ricalcolarci le coordinate all'epoca attuale. Ad esempio, venendo sempre alle coordinate che si leggono, per esempio, nelle monografie delle stazioni di riferimento, queste vengono aggiornate ogni volta che viene rifatto un calcolo di rete, quindi tendenzialmente per quanto riguarda la rete Ligure ogni anno, e ogni anno vengono fornite delle nuove coordinate per le stazioni aggiornate, più le velocità, perché le coordinate si riferiscono al tempo del calcolo di queste coordinate, quindi a quella determinata epoca. Se io faccio il calcolo il mio rilievo 6 mesi dopo il calcolo di queste coordinate, avrò bisogno in realtà sia delle coordinate ma delle velocità. Per riportare le coordinate delle stazioni all'epoca attuale, quindi riferire le mie a queste. Ora, questi sono concetti che da un punto di vista professionale più delle volte non vengono applicati. Perché? Perché sono delle cose che tendenzialmente i software di processing le fanno già sotto la scocca, sostanzialmente, senza che all'utente venga chiesto di fare nulla. In buona sostanza, come probabilmente saprete, quando dovremo inserire le coordinate della base, non andiamo a vedere le velocità, tendenzialmente andiamo a vedere le coordinate a quelle ci riferiamo. Ma poi dipende, questo dipende anche dalle coordinate, dalle precisioni con cui vogliamo avere il dato del nostro rilievo. Questo il discorso della velocità lo volevo dire per un discorso di completezza. Quindi, detto questo, il prossimo argomento da trattare è che vorremmo trattare in questo jailbreak. Sono le diverse scale dei sistemi di riferimento e qua possiamo per certi versi già entrare un po' di più in ambito GNSS, ma non è detto, nel senso che questo discorso vale anche per esempio poi per quanto riguarda l'ambito GIS. Eccoci. Parliamo di ITRS a questo punto. Sistema a scala globale, innanzitutto International Terrestrial Reference System, la sigla. Quindi è un sistema cartesiano geocentrico corrotante con la Terra e sostanzialmente viene adottato dalla International Union of Geodesy and Geophysics, la IUGG, per tutte le applicazioni scientifiche. Ecco, ora, sostanzialmente, ora magari in ambito professionale, specialmente non viene molto utilizzato, specialmente se non siete pratici utilizzatori o comunque se non fate del PPP, ad esempio, però è bene sapere che esiste, quindi un sistema di riferimento a scala globale. E attenzione, l'ITRS sostanzialmente è una definizione del sistema di riferimento. Da questa
Da questa definizione del sistema di riferimento derivano diverse realizzazioni. Forse magari queste vi sono un po' più familiari, almeno a sentito, come dire, almeno per sentito dire, mettiamola così, una di queste realizzazioni vengono chiamate, ad esempio, una famiglia di queste realizzazioni vengono chiamate International Terrestrial Reference Frame, ITRF, con seguito due cifre relative all'anno di calcolo di questa realizzazione. Di nuovo, dualità tra definizione e realizzazione. Come vedete nella mappa, esistono una serie di stazioni permanenti, dislocate sostanzialmente su tutto il globo, che sostanzialmente realizzano questo sistema di riferimento, osservando ovviamente quindi attraverso il loro calcolo di dati GNSS in buona sostanza, e poi attraverso delle grosse compensazioni di rete sostanzialmente vengono mantenute, viene realizzata questa viene realizzata appunto la realizzazione. Quindi, se noi sostanzialmente sappiamo che vogliamo riferirci a questo sistema di riferimento, noi sostanzialmente andiamo a prendere le coordinate di una di queste stazioni che dalle loro monografie verrà espressa in ITRF, e riferendoci a quelle anche il nostro rilievo verrà automaticamente inquadrato in questo sistema di riferimento. Un altro sistema di riferimento chiaramente famosissimo e ovviamente impossibile da non citare nell'ambito del GNSS è il sistema di riferimento WGS-84. Che originariamente è stato realizzato con delle misure Doppler, ma diciamo che e la cosa sostanzialmente il dato che ancora oggi in realtà viene utilizzato per dei rilievi GNSS, appunto questo WGS-84. Le prime realizzazioni del sistema WGS-84 coincidevano più o meno, e ora vediamo di quanto, quindi con tolleranze di 1 metro, con le realizzazioni del sistema ITRS. Le prime realizzazioni, come dicevo, del sistema WGS-84 sono state realizzate con misura Doppler, quindi in realtà non è verissima la cosa che dicevo prima, abbastanza sì, nel senso che io dicevo che vengono realizzati con misure GNSS. È vero, quello è un modo, ma non è l'unico, sostanzialmente. Le realizzazioni più recenti del WGS-84 sono basate su misure GPS, in buona sostanza. E le realizzazioni invece proprio più recenti coincidono con le realizzazioni dell'ITRS, con le ITRF, diciamo con un margine di tolleranza di 10 centimetri. Quindi veramente possiamo considerarle coincidenti. Esistono però altre realizzazioni dell'ITRS. E parliamo sostanzialmente allora delle realizzazioni IGS. Questo perché? Perché a partire dallo stesso sistema di riferimento, chiaramente dalla stessa definizione, ci possono essere diverse realizzazioni dello stesso. L'IGS sostanzialmente, di nuovo, è l'International GNSS Service e diciamo chi lavora in ambito GNSS è un ente tendenzialmente abbastanza noto. È un ente che riunisce oltre 200 agenzie nel mondo al fine di condividere sostanzialmente dati GPS GLONASS di elevata precisione e fornire sostanzialmente dei prodotti da utilizzare, quali principalmente le efemeridi dei satelliti, le coordinate delle stazioni, parametri ionotroposferici, movimenti del polo, eccetera. Molti prodotti
che poi vengono utilizzati ad esempio nell'ambito del PPP. Quindi l'IGS sostanzialmente raggruppa diverse reti di stazioni GNSS, prende i loro dati, i RINEX in buona sostanza, li elabora e fornisce all'utente dal loro sito sia i RINEX, quindi il dato grezzo, ma anche dei prodotti di calcolo, quali appunto ad esempio quelli che avevamo appena sopra citato. L'IGS sostanzialmente, ora al di là poi del numero di stazioni effettivamente che ci sono, che ho riportato per completezza, di nuovo però poi uno veramente, se è curioso, va su Google e trova tutte le informazioni che vuole sostanzialmente. L'IGS, il concetto è che opera per migliorare in buona sostanza la definizione dell'ITRF. Perché le stazioni IGS sono sostanzialmente più indicate per le applicazioni GNSS? Perché derivano esclusivamente da misura GNSS, quindi le realizzazioni sono state fatte solo con misure GNSS, e quindi in qualche modo sono più coerenti con un rilievo di tipo GNSS, se vogliamo, e perché sostanzialmente sono molto più aggiornate dell'ITRF. Quindi sostanzialmente il ricalcolo delle coordinate per quanto riguarda l'IGS viene fatto con molta più frequenza. E parlo appunto delle coordinate, non solo poi vabbè, dei prodotti che fornisce. Ok, bene. Adesso però ci spostiamo sostanzialmente da un sistema di riferimento a scala globale e passiamo in qualche maniera a un sistema di riferimento a scala continentale almeno, ovvero parliamo di ETRS, European Terrestrial Reference System. Qual è la grossa differenza, a parte la E al posto della I? Beh, proprio che questo sistema di riferimento, come vedete, è localizzato anche poi a livello di definizione del geoide, in buona sostanza, che approssima meglio sostanzialmente questa parte di globo e peggio sostanzialmente altre parti. Questo è proprio dovuto al fatto di minimizzare poi gli errori in questa zona qui. Ma sostanzialmente questo sistema di riferimento vede, no, o meglio, non vede i movimenti delle placche terrestri che si muovono da millimetri a centimetri annui. Questo perché? Perché questo sistema di riferimento è solidale con la placca, mentre il sistema ITRF no, cioè vede tutte le varie placche che si muovono una rispetto all'altra. Quindi possiamo vedere sostanzialmente questo scostamento tra le varie stazioni. Badiamo che le stesse stazioni in realtà possono essere utilizzate per due diverse realizzazioni del sistema di riferimento. Loro chiaramente forniscono dati, poi chi realizza veramente il sistema di riferimento è chi fa il calcolo, quindi lo stesso dato può essere utilizzato sia per un calcolo di una realizzazione che per il calcolo di un'altra realizzazione. Semplicemente poi alla stazione verranno attribuite due terme di coordinate diverse. Quindi, per minimizzare l'effetto delle coordinate, del fatto che le coordinate dell'ITRF variano molto nel tempo, perché vedono sostanzialmente i movimenti delle placche terrestri, si adottano questi sistemi di riferimenti solidali con esse e sono questi già dei sistemi di riferimento già più noti perché già molto più utilizzati in ambito professionale. Diciamo che per quanto riguarda le realizzazioni, coincidono all'anno 1989, quindi avevamo le stesse coordinate per un sistema di riferimento e per l'anno in questo particolare anno. Passando a scala sostanzialmente ancora più locale, andiamo a vedere quello che è il sistema di riferimento nazionale, ossia l'RDN 2008. Comunque, ecco, sostanzialmente
Questo in realtà è un altro sistema di riferimento che realizza in qualche maniera, che contribuisce a realizzare l'ETRF 2000 all'epoca 2008.0 ed è una, a sua volta, siccome in realtà una realizzazione di un ETRF è già una realizzazione, quindi a sua volta sostanzialmente è una realizzazione del sistema globale TRS 89, che è adottato dall'Europa. In Europa, insomma, è divenuto obbligatorio a livello nazionale a seguito del decreto ministeriale del 10 novembre 2011. In buona sostanza, le coordinate delle stazioni permanenti che vedete sostanzialmente hanno le coordinate in ETRF 2000-2008.0, che è il sistema di riferimento ufficiale al quale dobbiamo andare a riferirci per i nostri rilievi. E a questo punto sostanzialmente passerei un po' di più, anche lì poi in realtà, tornando poi leggermente indietro, di sistemi di riferimento, poi per le diverse applicazioni ce ne sono diversi anche ufficiali. Non ho citato il Roma 40, però il Roma 40 sostanzialmente, concettualmente, segue lo stesso iter di quelli precedenti, ha una sua definizione e ha una sua realizzazione. Non l'ho citato perché teoricamente non dovrebbe essere più utilizzato, anche se so poi che viene utilizzato lo stesso. Però sostanzialmente anche lui presenta la definizione di un suo ellissoide, anche lui ha una sua rete di non di raffittimento, scusate, una sua realizzazione che sostanzialmente realizzata da determinate stazioni di misura, e se poi si trovano appunto anche in qualche caso le coordinate delle stazioni in Roma 40, beh, ci si può riferire al Roma 40 allo stesso modo, a livello chiaramente di fattibilità meramente tecnica. Per quanto riguarda invece qualcosa di un po' più burocratico, sappiamo che non dobbiamo più riferirci al Roma 40. Questo è il motivo per cui non lo vedete citato nelle slide. Passiamo quindi a vedere quelli che sono i sistemi di riferimento, cioè quali sono. Quali sono in realtà l'abbiamo visto, ma come gestiamo sostanzialmente i sistemi di riferimento in ambito GNSS? Beh, dipende. Dipende dalla situazione e molto spesso queste operazioni, ripeto un'altra volta, non sono così trasparenti all'utente. Perché? Perché i software di processing, specialmente se parliamo di software commerciali, già ci forniscono le coordinate in un sistema di riferimento voluto. Ma questo perché? Perché all'interno hanno già dei sistemi sostanzialmente di conversione del dato. È bene però che l'utente sia consapevole di questo e sia consapevole di come in realtà viene prima originariamente ricavato il dato e poi di come venga invece restituito e di come venga manipolato per essere restituito. Quindi facciamo finta di avere a che fare con software, passatemi il termine, ignoranti, o che pure non ha, cioè nel senso, facciamo finta che il software non ci sia, quindi cerchiamo di arrivare noi a capire con un po' di teoria cosa dovrebbe succedere in un rilievo GNSS. Beh, in particolare possiamo distinguere, qui ho selezionato tre casi che mi vengono in mente e spero che siano esaustivi sostanzialmente. Beh, allora, il primo caso è il caso del posizionamento standalone, ma in questo caso andrei a includere anche il cosiddetto PPP. Poi possiamo passare a un posizionamento base rover, che può essere in tempo reale, ma anche no, sostanzialmente, quindi possiamo essere un PPK, e poi invece andiamo a discutere di quello che invece è un posizionamento NRTK, che credo sia la
la stragrande maggioranza dei casi in cui voi facciate un rilievo, cioè, potrei sbagliarmi, ovviamente. Per quanto riguarda invece parliamo quindi del primo caso e del posizionamento di tipo standalone. Allora, volendo sostanzialmente richiamare un attimo la teoria proprio base, spiccia, che sta dietro il GNSS, noi sappiamo che il GNSS, il rilievo GNSS, le coordinate della nostra stazione vengono determinate come? Con delle misure di distanza satellite-ricevitore, come vedete sostanzialmente nella figura alla vostra destra. Servono quattro satelliti per l'incognita di tempo, però questo non è ora il punto del nocciolo della questione. Il nocciolo della questione è che tutto questo sistema, questo disegnino funziona se sono note le coordinate dei satelliti. Se le coordinate dei satelliti non sono note, questo sistema non diventa più risolvibile perché non riusciamo a calcolare la distanza. È incognita chiaramente la posizione del nostro ricevitore, che ovviamente è quello che vogliamo determinare. Dobbiamo sapere la distanza e la posizione del satellite, perché se noi sappiamo solamente la distanza, ma non la posizione del satellite, questa retta che vedete, non so se state vedendo il mio mouse, comunque immaginate uno di questi collegamenti, in realtà può essere il satellite, può essere comunque in un raggio di questa distanza qua. Quindi il sistema diventa labile e non risolvibile. Ma avendo le coordinate dei satelliti che vengono trasmesse a noi grazie il messaggio navigazionale, invece il sistema diventa risolvibile, determinato, e quindi riusciamo, risolvendolo, a tirare fuori le coordinate del nostro ricevitore. Quindi come vengono espresse le coordinate del nostro ricevitore? Beh, l'unico vincolo che abbiamo, sembra ovvio, però è così, sono il sistema di riferimento in cui vengono determinate le coordinate dei satelliti. Quindi, gioco forza, le coordinate del nostro ricevitore sono nello stesso sistema di riferimento delle coordinate dei satelliti. Qual è il sistema di riferimento delle coordinate dei satelliti? È il VGS 84 o l'ITRF 14 a seconda dei prodotti che andiamo ad utilizzare. Ad esempio, nel PPP, se andiamo ad utilizzare le efemeridi precise, ecco, citiamo il PPP solamente in questo caso. Il PPP sostanzialmente, utilizza, a differenza di un posizionamento standalone, molti prodotti per modellare gli effetti che affliggono il segnale GNSS. Prodotti che possono essere ionosferici, troposferici, calcolati sempre da una rete di stazioni permanenti, quale ad esempio quella dell'IGS, ma soprattutto utilizza efemeridi e clock precise. Quindi sostanzialmente per un posizionamento PPP il messaggio navigazionale proveniente dal satellite non viene considerato, perché quello ci dà le efemeridi con precisione metrica, e invece noi andiamo a utilizzare le efemeridi precise, che hanno delle precisioni intorno ai 2 centimetri. Le efemeridi precise, chiaramente, cosa sono? In buona sostanza, delle coordinate che vengono espresse anche loro in un sistema di riferimento, che quindi determina poi il sistema di riferimento con il quale verranno tirate fuori le coordinate. In questo caso può essere l'ITRF 14. Attenzione che le efemeridi precise, a seconda del centro di calcolo, possono essere determinate in diversi sistemi di riferimento, non per forza in uno. Quindi bisogna essere consapevoli del dato che si dà in pasto al programma, cioè tendenzialmente l'ITRF 14. Parliamo invece di un posizionamento base rover. Posizionamento base rover, il gioco è un po' diverso sostanzialmente, nel senso che come questa configurazione immagino sia di nuovo nota a tutti, per elidere alcuni effetti del segnale, arrivare a precisioni che sono centimetriche, a differenza del posizionamento standalone, noi andiamo a fare quello che è un posizionamento differenziale, quindi ci appoggiamo a una stazione master che osserva gli stessi satelliti visti dal rover e sostanzialmente
ci manda le sue osservabili e noi facciamo un posizionamento differenziale. Quello che viene calcolato in realtà nel posizionamento base rover non è tanto la posizione del rover, come magari si può pensare, ma è esattamente questa baseline, quindi questa differenza di delta x, delta y e delta z. Poi in realtà il software, una volta calcolata la baseline, ovviamente conoscendo le coordinate della base, tira fuori le coordinate del rover, che è quelle che poi tendenzialmente ci restituisce. Di solito quando facciamo il nostro processing non ci vengono restituiti, almeno non nella prima schermata di qualsiasi software, non ci viene restituita questa baseline in termini metrici, ma ci vengono restituite le coordinate con relativi SQM. Beh, però quello che si deve calcolare in realtà è questa, e poi, note le coordinate della base, vengono calcolate le coordinate del rover semplicemente applicando questa baseline. Bene, quindi possiamo capire che il sistema di riferimento del rover dipende, in buona sostanza, dalle coordinate che vengono attribuite alla stazione base, che quindi fanno da vincolo per quanto riguarda il sistema di riferimento. Una base, come vi dicevo prima, può essere espressa in diversi sistemi di riferimento. Ad esempio, non è escluso che in una stessa stazione possa avere le coordinate in ITRF, o in ETRF, o possa avere, se vogliamo stare più a livello globale, scusate, locale, può essere che una stessa stazione abbia le sue coordinate in ETRF e in Roma 40. Quindi a questo punto, quando noi nel software andiamo a fissare le coordinate della nostra base a seconda delle coordinate che assegniamo ad essa e a seconda del sistema di riferimento con cui assegniamo queste coordinate, ovviamente tiriamo fuori le coordinate del nostro rover. Quindi questo sostanzialmente è il gioco. Prima, per quanto riguarda il posizionamento stand-alone, chi vincolava il sistema di riferimento erano i satelliti, perché era l'unico dato sulle coordinate che avevamo a disposizione. In questo caso, invece, è la base che può essere espressa in diversi sistemi di riferimento. Veniamo quindi a quest'ultimo caso, che è il posizionamento NRTK, quindi la rete di stazioni permanenti. Come vi dicevo prima, sostanzialmente, sostanzialmente questo rilievo, come tutti sapete, noi non ci colleghiamo direttamente a una base, ma riceviamo le correzioni. Che poi molto spesso in realtà le correzioni sono le osservabili della base più vicina più sostanzialmente una serie di parametri correttivi a seconda del tipo di correzione che utilizziamo, oppure sono delle osservabili GNSS fittizie poste vicino a noi nel caso in cui si vada ad utilizzare una virtual reference station. Bene, però ovviamente ci vengono spedite le osservabili più parametri nel formato RTCM, ma ovviamente ci vengono spedite anche le coordinate della base più vicina. E quindi sostanzialmente rientriamo nel caso precedente, quindi nel caso in cui del rilievo sostanzialmente base rover, un po' più articolato, ma quello è. In che sistema di riferimento ci vengono mandate? Beh, ci vengono mandate le coordinate del sistema di riferimento che viene materializzato dalla rete. Per cui dobbiamo informarci su quale sia effettivamente il sistema di riferimento che la rete sta materializzando e quindi sappiamo che il nostro rilievo automaticamente viene espresso in quel sistema di riferimento. A livello nazionale, tendenzialmente tutte le reti vanno a materializzare l'ETRF 2000-2008.0. Questo succede per l'ETRF, scusate, per l'RDN 2008. Ma succede poi, penso, almeno a mia conoscenza, per tutti i sistemi regionali di stazioni permanenti GNSS. Vedi ad esempio quello con cui ho più diretta esperienza, che è la rete GNSS Libre. Quindi questo un po' è. Sostanzialmente, ritorniamo poi per chiudere. Per quanto riguarda la quota, quindi vi ricordate all'inizio del jailbreak che avevamo parlato di quota ellissoidica e quota geodica? Beh, in tempo reale, in un rilievo GNSS,
viene calcolata, viene ricavata la quota ellissoidica, ma la quota ellissoidica, come dicevamo prima, è priva di significato fisico, quindi non può essere restituita. Dobbiamo necessariamente trasformare questa quota in quota ortometrica. Questo come può essere fatto? Beh, tramite i cosiddetti grigliati di trasformazione. Sostanzialmente sono dei dati non disponibili gratuitamente, che forniscono sostanzialmente quelle che sono gli scostamenti per un determinato punto tra una determinata area, per un determinato punto fra geoide ed ellissoide. Quindi, avendo a disposizione questi grigliati, noi riusciamo tranquillamente, oppure ci sono già passaggi integrati nei software. Basta appunto caricare questi grigliati che fanno la trasformazione da quota geoidica a quota scusate, da quota ellissoidica a quota geoidica, cioè geoidica possiamo esprimerla anche come meteo sul livello del mare. Ripeto, questo può essere un passaggio che può essere integrato in alcuni software di processing GNSS. Se così è, basterebbe caricare i grigliati in quel software. Se così non è, noi possiamo sostanzialmente andare a utilizzare altri software che adesso vediamo. Qui ricapitolo una slide veloce su quelli che sono i sistemi di riferimento a livello italiano che vengono sostanzialmente utilizzati. Vedete in questa slide di ricapitolo, in realtà ho voluto riportare anche a Roma 40, benché, vi ripeto, non dovrebbe essere utilizzato. E di nuovo pongo l'attenzione, non abbiamo ancora parlato di proiezioni, quindi non abbiamo ancora parlato di UTM o, ad esempio, di Gauss-Boaga per quanto riguarda Roma 40. Ma è una cosa voluta perché vi sto, direi, tediando abbastanza da quasi un'ora e quindi mi sembrava troppo pesante poi andare a parlare anche di questo. Per finire, volevo citarvi una brevissima carrellata di alcuni software per conversioni fra sistemi di riferimento. Alcuni di questi software, ad esempio, supportano anche i grigliati, ad esempio, direi quasi tutti supportano i grigliati, quindi oltre a conversioni fra sistemi di riferimento possono essere utilizzati anche per trasformazioni fra le quote. Quindi possiamo parlare di Verto 2K e Verto 3K, diciamo rilasciati dall'IGM, oppure adesso poi lo vedremo in una schermata successiva, si può utilizzare Convergo, un programma gratis sviluppato dal CISIS, o ancora, io non ne ho a dire la verità diretta esperienza se non un paio di volte, il Ministero dell'Ambiente aveva realizzato l'applicativo gratuito sempre trasporto. Eccolo qui, Convergo sostanzialmente, possiamo vedere che, come vi facevo vedere ora, si può utilizzare per passare il dato da ETRF 2000 anche a Roma 40 o all'ED50, che è ancora più in disuso, mi viene da dire. Vedete che qua parliamo di input di coordinate geografiche e poi abbiamo anche le coordinate piane, ma non avendo parlato di coordinate piane di proiezioni, per ora questa la lascerei un attimino stare sostanzialmente. Esiste un punto in cui si possono caricare i grigliati in questo software, direi in opzioni, se ben ricordo. E sostanzialmente vedete questa casella qui per quanto riguarda la quota. Possiamo scegliere l'opzione non modificarla. Oppure possiamo dire, guarda, in input hai una quota ellissoidica, in output mi dai una quota geoidica. Se voglio questo passaggio qui, da quota ellissoidica a quota geoidica, il software riconoscerà automaticamente dove ho i grigliati. Se ho i grigliati, fa questo tipo di trasformazione, altrimenti mi restituisce un errore. Per chiudere di nuovo, per citarlo, l'IGM ha realizzato anche la versione di Verto Online, che anch'essa è basata sui grigliati, però in formato NTP2, che non è sostanzialmente aggiornatissimo. Oppure ancora, alcuni portali cartografici regionali possono mettere a disposizione
degli applicativi online per la trasformazione utilizzando i grigliati, ma non sono delle cose, a parte che è molto case dependent, quindi poi non saprei dire quali regioni, quali portali cartografici ce l'hanno e quali no. E poi di solito questi applicativi non sono semplicissimi da utilizzare lato utente. Niente, con questo direi che io ho concluso e possiamo passare sicuramente un attimino alla fase di domande se ce ne sono. Leggo intanto due messaggi in chat, scusate se non li ho letti prima ma non mi erano visibili. Ah, allora, vedete forse voi, vedo in realtà scritto me, quindi non riesco a capire chi abbia scritto in realtà, però suggeriscono un'app mobile in grado di gestire complicati sistemi di riferimento, si può dare un'occhiata. Quindi sì, eventualmente è uno strumento sicuramente utile. Ora, questo Jailbreak in particolare non voleva per forza suggerire delle app, ma voleva fare una panoramica da un punto di vista chiaramente teorico, anche se poi chiaramente bisogna scontrarci con applicativi che lo fanno, perché di certo non ci mettiamo noi a scrivere dei software che fanno queste cose qua. E ci daremo sicuramente un'occhiata se il link è visibile a tutti in chat bene, altrimenti poi lo posso ripostare io. Nel caso fatemi sapere. Ovviamente, se avete domande, potete o scrivere in chat oppure vi invito anche ad aprire il microfono e a parlare liberamente. Beh, se non ci sono domande, a questo punto io colgo l'occasione per farvi gli auguri di Natale e di Felice Anno Nuovo da parte di tutto il team GTR e vi darei appuntamento a questo punto a gennaio 2022 con dei nuovi Jailbreak. Grazie a tutti.